Siamo al 50% di questa attività. Il totale di Pandora è il 56? Pensavo di più, sinceramente. Allora, eravamo in una missione. L'unione fa la forza, che è una menzogna perché l'unione fa la forza, ma la sto facendo in solitaria questa missione. Non c'è nessuna unione, nessuno mi sta aiutando. L'altra volta avevo staccato perché la missione è lunghissima. Ed ero arrivato a un punto dove volevo rushare, morivo. E mi faceva rifare dei pezzi lunghissimi da capo. Quindi riprenderemo tecnicamente, spero. Esatto. Nel bel mezzo della missione. Quindi subito fuggendo. Fuggendo, recuperando i medikit e mettendoci qui. Allora, la situazione è questa. Siamo in una base dell'RDA gigantesca. Siamo sottolivellati di brutto. Dobbiamo far esplodere dei condotti, ma ogni volta che facciamo qualcosa di avanzamento, diciamo, compaiono altri robot assassini che ci vogliono uccidere. Altri esoscheletri, diciamo. E noi dobbiamo cercare di, in qualche modo, sfangarcela. Non sarà facile. Ma vediamo di far funzionare le cose. Allora, come vedete noi dobbiamo colpire questi elementi colorati di azzurro, ma i nemici colorati di rosa non ne sono molto contenti, quindi noi cerchiamo di farli esplodere se possibile. Dove cazzo ho tirato la mia mina? Boh. A nulla tiro. Forse non mi vedono. Forse riesco. No, non l'ho preso? Mi stai dicendo che ho fallito il tiro? E invece l'ho preso, ok. L'ho preso, l'ho preso. Chiaramente loro sparano da Roma fino a Milano. Sono incredibili. Forse sta per morire bruciato. Ma nel dubbio gli diamo un aiutino. Ok. E dobbiamo andare molto cauti questa volta. Perché se andiamo di fretta ci hanno dimostrato che ci renderanno la vita parecchio impossibile. Quindi, con la dovuta calma, noi procediamo. C'è anche questo fottuto gas nervino che. Non so perché lo continui a chiamare Nervino, dato che non è per forza quel tipo di gas, ma ci danneggia. Noi dobbiamo continuare a rompere questi condotti. Quello da dove lo posso mirare? Da qui? Ok. Posso neanche usare la visione in mezzo al gas. Questo è un bel problema. Ma tecnicamente, l'ultimo è questo qui. Quindi noi lo facciamo saltare. Dopodiché scendo e mi nascondo. No, questo l'ho già fatto esplodere. L'ultimo è da quest'altra parte. Temo, sì, eccolo qua. Pronti? Via, fuga, fuga, fuga. Fuga, 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 fuga. Cioè, capite qual è il problema? Non fai in tempo ad andartene che ti distruggono, ti sparano, ti fanno malissimo. Cioè, così non si può fare, ragazzi. Io vado avanti di bombe perché altrimenti non si riesce a fare niente.
Nasconditi. Bisogna continuare così. Poco da fare. Preso. Esploso. Ok. Quindi fatto questo, devo andare adesso su a girare la valvola. E facendo ciò, probabilmente arriveranno altri rompicoglioni. Quindi devo scappare nuovamente. Che se no mi distruggono. Giusto? Io scappo nel dubbio. Scappa. Fregatene il cazzo di quello che sta dicendo il tipo. Scappa. Fidati di me. Ascolta me. Devi ascoltare me, t'ho detto. Chi è che mi sta sparando da qui? Chi? Pure. Pure loro. Merda, è qui. Mi sta raggiungendo. Troppa la mina. Godo. Pronti? Vaffanculo. C'è qualcuno giù. Guarda quanto cazzo mi tolgono, ragazzi. Cioè, capite io come sono messo? Devo fare il match perfetto per procedere. Però devo disattivare qui. Merda! Niente. Ragazzi, è stata questione di un secondo, di un istante. Mi è arrivato un soldato alle spalle e mi ha laserato. E mi fa ripartire da capo ogni cazzo di volta. Ma perché deve essere così frustrante? Ma ti prego. Perché? Io che ho fatto di male nella mia vita? Ditemelo. Che ho sbagliato nella mia vita, ragazzi? Niente, già mi hanno targhettato. Bisogna rifar tutto. No. Prepariamo le bombette. Qua ce ne dovrebbe essere un terzo, no? Pare di no, ok. Però il tipo sotto... Il tipo sotto sta cercando di raggiungermi e niente, lo raggiungiamo noi. E si rifà il divertentissimo puzzle di rompi i pezzi di tubatura e poi scappa. Puzzle poi, insomma. Sì, sì, ma tirare frecce è soddisfacente, siamo d'accordo, ma dopo che lo fai 40 volte ti rompi le palle, non è più soddisfacente. Sincero. Io mi sono abbastanza scassato di fare sta cosa.
non l'ho preso. Questo è un errore mio. Ok. Ma teoricamente ce n'era un altro di robottone. Dov'è andato? Uno è morto da solo per qualche ragione. A me va anche bene, per carità. Però, boh, vabbè. Non ho capito. È morto. Scappa di qui. Scappa. Ulla madonna. Divertiti. Io mi campero qui, ragazzi, non mi muovo. Finché non mi sento al sicuro di poter andare, non me ne vado più. Il problema è che mi sembra di sentire i passi attorno a me. C'è tantissimi. Oddio. Godo. Eccoli, eccoli appunto, eccoli. Dove? Chi è? Bastardi. Guarda! Guarda! Ma è una roba incredibile, ragazzi. È una roba incredibile. Cioè, fanno un male allucinante. Non ha senso. Devo andare da un'altra parte in realtà. Spostiamoci. Sulla strada ti becchi anche il gas che ti toglie un po' di vita in più. Chiaramente, oh, non ne avrei mica troppa. Come ti permetti di avere tutta sta vita, eh? Non si può mica avere tutta sta vita. Il mio era un fucile a pompa comunque, ma vabbè. Voi siete più resistenti, chiaramente, ci sta. Mettila qui, va. Vediamo che succede. Guarda, guarda, guarda che stanno salendo. E ti sta bene, d'altronde. Tecnicamente gli abbiamo messo pure la trappolina. Quindi posso fare sta cosa? Non era qui che dovevo andare, sì. Ok, devo hackerarlo. Vai. E vai a cagare, vai. Forse ce l'abbiamo fatta. Ci siamo riusciti? Ah, non è finito. Stanno arrivando a cercarmi. Devo distruggere le valvole di rilascio della pressione. Ma che sono mo ste cose? Devo tornare lì dentro. Ancora. Questa missione è infinita. Questa missione, ragazzi, è una roba incredibile. Ma il tipo sta andando in giro con lanciafiamme. Ma sono pazzi! Come on.
Vaffanculo! Ah, questi due sono morti entrambi, ok. Godo. Riprendi la bomba. Ce n'è uno là sopra, però. Quello è il Mega Raspatore 2000. Lo conosco io. Muori. Godo. Godo tantissimo. Ah, si deve aprire? Ma dalla direzione giusta anche, mi sa. Porca troia. Vai, ora. Ok, uno. Qua devo scendere per prenderlo. Sembra molto pericoloso farlo da qui, ma va bene. Ho la via di fuga? Più o meno. Scappa! Scappa, cazzo. Esci, esci. Mi dice di uscire dall'impianto. Da dove? Da lì. No, da lì. C'è una porta. Ok, raggiungiamola. Corri. Stranamente... non sono spawnati nemici. Ma come, non spawnavano nemici a ogni cazzo di interazione che faccio col mondo? Li hanno finiti? È una ventola quella. Oh merda. Qua non posso andarci. Cioè non è che esplode tutto sul serio? Mentre sono qui magari. Facciamo scherzi, eh. L'uscita è lì. Come ci arrivo? No, non si apre. Oh mio Dio. Qua non si può andare. No. Non si può andare. Però sembrerebbe che non ci siano più nemici, il che mi rincuora perché almeno posso andarmene con calma. Cioè, è un controsenso perché teoricamente sta esplodendo tutto, quindi è l'unico momento dove dovrei avere fretta, eppure non l'ho. Però non mi lamenterei. Ok, eccoci. Andiamo. The machine is down. Their shadow remains. This rune bleeds with poison. We shouldn't linger. The chemicals. Meet us back at the camp. Come ci vediamo all'accampamento? Io sono ancora dentro. Questi se ne vanno. Altro che l'unione fa la forza. Sono già tornati a casa. Io sono intrappolato nelle macerie. Con i nemici ovunque. E loro scappano. Bastardi. Meno male che è finita, va. Evac in progress. 10-4. Our birds are in the air. Senti. Dov'è il mio Ikran? Dov'è? Dove sei? Non ci vieni qua. Sai, non ci viene qui. Dai, su, fammi andare via, fammi andare via. Lo so che è finita, ma ho proprio l'urgenza di levarmi dei coglioni. Andiamo.
Vediamo. Abbiamo fatto un bel disastro, dai. Ci sta. Dov'è l'accampamento? Di qua. Bene. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Cheat. L'impianto è stato distrutto. Possiamo andarcene. È stato davvero complicato. E ho un po' paura per il poi. Cioè, le missioni diventeranno sempre più così. Ed eccoci tornati. Tutti felici, eh? Ho fatto io il lavoro, stronzi. It's a good day for the resistance. And a pretty bad one for the RDA. Not the greatest for Harding's trophy hunting scheme. Come. Let's join the others. From this solid world to Awa, alive in her, remember, never forgotten, our memories entwined che è morto. Like the threads of a song cord. Cioè, c'è un corpo lì dentro. The Zeswa must now be a shield for all Awa's children. There will no longer be any callous slaughter. I look forward to when we lower our spears again and drink zanke around the fire. Yes, when we no longer hear the growl of their machines on the wind. You won't have to fight alone. Carry the flame of our victory with you, Zamsiu. Però, signorina, c'è un problema col suo vestito. Io no. Puoi trovare una corazza migliore? Grazie, anche tu comunque, perché c'era il vento che ti alzava la gonnella. E se... Spero non si sia visto la... insomma, la sniacchera blu. Cintura fabbricante di aquiloni pregiato. Oh, bene, bene. Mamma mia. È un bel upgrade da 12 di salute a 107 coi bonus. Direi di sì. Ok, abbiamo 3 punti abilità. La salute? Aumentiamo la salute. Non ci basterà mai la salute, quindi assolutamente aumentare. E adesso c'è il favore del clan da spendere, volendo. C'è qualcuno che vende cose? Fa vedere. Tu parla. You did it. Parla. You pushed them back. We did it. All of us. Well, sure. But come on, don't sell yourself short now. Among the Zeswa, I feel like a child. Welcome to my world. Anyway, I just wanted to make sure you're coming to the party. Viene alla festa. Yeah, I guess. You don't even know when your birthdays are. Oh, sorry. Rude much? Sheesh. It's all right. I feel like we were born anew when we escaped back out to Pandora. That's a really nice way of looking at it. Okay, then, see you at the party. Ma scusa, mi è uscito che ho sbloccato 3 punti abilità ancora. Ma non è vero. È arrivato in ritardo l'annuncio. Comunque, torna al quartier generale della Resistenza. Quindi questo capitolo nella pianura, anzi nell'altopiano, potremmo dire, si può ritenere concluso. Beh, è stato bello intenso, devo dire. E adesso ci faranno visitare una nuova zona di Pandora? Qua la mappa procede, d'altronde. Una nuova tribù, forse? Chissà. Potrebbero essere anche tutte secondarie le basi che vediamo in mappa.
Qua c'è ancora qualcosa da scoprire. A voglia. A parte che poi verranno aggiunte storie con i DLC vari, questo lo sappiamo già. Quindi sicuramente la mappa non sarà sfruttata tutta per ora. Va bene. Torniamo alla base. Devo solo capire dov'è. Questo era l'albero. Quindi eccoci qui. Buonasera. Welcome back. It's all hands on deck around here for the party. Anything I can do? Let's see. Talan really needs some help with the lights. Do you mind? After that, I think we're all set. You can relax and have fun. Go talk to friends. Davvero, devo aiutarti, you know, con le luci. Jim actually tried cooking Navi food. Heck of a battle there. Had to hang back. Alma seems happy with settling in. I've just set up some party lights. Haven't tried them yet, but I hope they like it. You're pretty handy around here, so I bet it's gonna be pretty special. Do you really think so? Tinkering with junk is easier than people. People are complicated. We'd better test the lights. If you go and flip the switch, I'll stay here. Just in case my wiring catches fire. Oh, hi. Okay. That was kind of huge. Premi interruttore delle luci della festa nella sala d'accesso. I can't believe I'm saying this, but looking at the air quality chart is such a delight now. You know, I just realized you probably don't even remember the air being so Thanks clean for your here. Help with the lights. On your own world, there's stuff I've never seen before either. Like those sparkling cloud thingies in the sky. Goditi la festa. Dobbiamo parlare con la gente. Va bene. I appreciate you being our go-between. Nor e Solek, dove sono? Ragazzi, io ancora non riesco a distinguerli i vari navi. Non ce la faccio proprio. Parla con Jin Yong in cucina. E parla con Billy Nash nella sala d'accesso. E tu cosa scambi? Ma queste cose sono fighe, però io non ho mai nella vita 60 parti di ricambio, cioè non succederà mai di sto passo. Cioè le consumo per fare le granate, come faccio ad accumularle? Che poi ci sono un casino di armi interessanti. In realtà la mia fa più danno, apparentemente. Questa fa più danno, però. Questa sì. Vabbè, dai. You take care of yourself. Tipo la cucina dove dovrebbe essere? Questa direi. Too much of everything with predators. I'm fine. Intriguing lighting for a party. Not much in the way of here you are. You hungry? Good, because we've got something special here for you to try. You qualcosa di speciale? Try this. I've never seen it roasted before, but the pyrolysis of the sugar should bring a whole new depth to the flavor, like roasted onions. I mean, cooking is just chemistry after all, right? Yeah, okay, yeah, thank you, Alex. Save the lecture for later, please. You're spoiling the surprise. These wonderful flavors have to be experienced firsthand. We cooked some real Na'vi food. Doesn't it look great? It's toxic to humans, unfortunately, but I bet it tastes as good as it looks. The plains are such a fascinating area. Oh, I'm a bit jealous of the time you've spent there. Resistance don't mind style. Telling you. Assaggio il piatto di Alex. Questo qui sembra un po' più salutare. Too late. The RDA is too much. You need some water? Ma no. I'm fine, but why is it crackling in my mouth?
scoppiata in bocca. That's totally normal. It was all splinters afterwards. Assaggiamo altro? Oh, this one is actually pretty good. Mangiamo tutto. Not too spicy? Now that you've mentioned it, there is some. Oh, oh, that's hot. Check out all that bioluminescence. Never gets old. Ah, devo assaggiarli tutti di questi, I feel funny. Ma li verrà il cagotto, sto poverino. Ma come fai a sentirti così male mangiando dei piatti? Oddio, mi ha invertito i comandi! Che fastidio! Che fastidio! Allora, discuti dei piatti con Rinela in cucina. That was intense. I tried to warn you. Try much clearer signals next time. I wanted to share the pain. Wow, thanks. I know Jin Young and his team did their best, but our old rations were better than that. I don't know. I kind of like the thrill of each dish. Spoken like a true diplomat. Ha sbattuto la testa contro il vaso e ha fatto finta di niente. Va bene, va bene. Allora, sala d'accesso. Intanto dobbiamo parlare con loro, però fammi vedere. You need a new look. Ma anche tu, ma mi chiedete delle quantità di questi oggetti che io non ho mai avuto nella mia vita? Ma soprattutto, non posso vendere qualcosa per fare degli scambi? No. Che fastidio sta roba. Progetto per la creazione elevato. Come funziona sta roba? E poi devo craftarmelo io però. Non è che mi rendi la vita facile. Forse dovremmo basarci sul crafting, perché comprare le cose sembra non convenire. Enjoying the party? I'm trying to persuade Solek to show me his best knife trick. He swears he doesn't know any, but I don't believe him. I do not do tricks. A knife is not a toy. Nobody has that many weapons without knowing a few tricks. Am I right? If you spent as much time training as you do pouting, you would be a fine warrior. Tricks and all. Sounds like a challenge, Noor. Okay, Solek. Then consider me your willing student. You asked for it. First, I must look at what that thief Harding took from the clans. I could come. I want to see that too. Okay. Then maybe a bit of training afterwards. Have fun. Vabbè, interessante, eh? Cioè, comunque, parlano tra di loro. Billy Nash. Sei tu, Billy, no? Hey! It's Billy, right? So you've decided to join the party. Yeah, and I'm already starting to regret it. Danny keeps looking over here, and something tells me it's not because of my good looks. Maybe because you brought your gun with you? To a party? You hippies can bang on your tambourines and make out like we've already defeated the RDA, but Mercer won't let you get away with it. You might be right, but we all deserve to unwind a little. You know, have some fun. Go ahead, have some fun while the RDA grease their guns. Che preso male, Harding mamma mia. Cruel to her people, but she valued a soldier's life. For Mercer, everyone is expendable. He'll get what he wants at any cost. That's why I got out. But now, I'm wondering if I jumped out of the frying pan into the fire. Look, I'm here just to grab some snacks. These hippies cook better food than the RDA slop I'm used to, so there is that. Hey! Sorry to interrupt the celebrations, but I need to talk to you about something. Is everything okay? Yes, yes. I'm outside on the observation platform. Okay, on my way. Piattaforma osservazione fuori. Lo so, capito bene. Hope they're gonna bring me more luck than they did that guy.
tanto qualche oggettino, muzzo. Parla con Alma sulla piattaforma sovrastante la zona di atterraggio fuori dai quartier generali della Resistenza. Ok. Ma dai, su. Me la sono già persa. Eccolo. Look at you. You seem so grown up now. We've changed a lot. All of us. I am proud of our resistance. Our? Look. This is Sarentu. Un pugnale. Shoved in a box. With everything else Harding stole from our people. It is back with us. That's what matters. Us? We are not the same. But we want the same thing. And you decide what that is. What we want. What we need. I only ever wanted what was best for you. To protect you. We didn't need protecting when we were with our clan. E che c'entra lei, scusa? Where was your protection when Harding forced me to hold a gun and broke my fingers around the grip? Or when Mercer had Talon beaten for wetting the bed? Ah, beh, questo pesa un po'. Roses took weeks to heal. He never liked the mess. And when they took Ahari away, I... We never saw her again. Ahari... You didn't do a thing to stop Mercer. The wounds he gave us, you gave as well. Not right now. Wait, Mercer knows where we are. Priya? Ci attaccano. Say again. Rip. Era un po' palese che succedesse. Ma c'era, è comparso scritto: gli esseri umani sono sempre nervosi di notte per un attimo. Che cazzo vuol dire? Che dialogo era? Just like old times. Eccolo. Il maledetto. I want this one locked up. Mettetelo in gabbia. Pesa. Pesa, pesa. Ci hanno ricatturati davvero? No, non ho più gli oggetti. Mi hanno tolto tutto. How did I get here? Hey, me. Mercer and Harding grabbed us both back in HQ, but I'm gonna find us a way out. Billy? Mm. Billy Nash. Da dove ci parli? You? But how? I can't hear you, by the way, so save the emotional reunion for later. Yeah? Ciao. Ok. Beh, ragazzi, che dire? Eravamo scarsi con le armi, figuriamoci così. Mi hanno tolto tutto. Vai. Hey, stop. Grab that radio, then we can talk for real. Billy, is that you? Where are the others? Mercer and Harding found.
found us in the wreckage. But how are you doing all this if we've been captured by Mercer? Skills. I managed to convince them that I wanted back in on the winning side. And now here I am, saving you. Also, I used to work here, if you must know. Anyway, keep moving. Stay out of sight and meet me at the security room. Questa quest quindi è obbligatoriamente stealth, direi. Da che parte devo andare? Qua? No. Ah. Scendi. Ah, bene, cazzo. Perfetto. Those Na'vi would eat their own. They need to be wiped out. Boh, andiamo di qua. Passiamo la testa. Sempre divertente. Eccoci. Before we do the plan, how exactly did you convince Mercer and Harding you're on their side? Before you say anything, I had to. It was life or death, like literally. Besides, I got you out, didn't I? So, now I'm just supposed to trust you? Un po' sus, effettivamente. Well, I know this place and how to find our way out. So, trust me, or you can, I don't know, go it alone and use your super strength or whatever against an entire aircraft hangar packed with RDA. I don't have much choice. So how do we get out of here? Now listen, it's Billy Knows Best Day, so do what I say and we'll get out of this place alive. We've got ants everywhere. I know you're big and blue, but try and get past guards undetected. We can make it to sunrise. Wow, I don't deserve it. Get going already! Ma porca puttana, è qui. Beh, mi hai detto di andare. Maledetto. Mi fa, vai. Vado e c'è il robottone. Ma che cazzo fai? Ma che mi dici di andare? E niente, ma... Ehi, per un attimo avevo un'arma. L'avete vista? Avevo un'arma. Ma che cazzo? Let me just hack this door for you. That should be it. Muoviti. Muoviti, figa. Quanto ci vuole ad hackerare una porta? Che mi stanno sparando. Whoa, whoa. Don't open any doors. What's wrong? That room is full of security. Let me handle the doors, yeah? Nice. See? Taking your cues from me is working out for you. Mi hanno visto 45 volte, ma fa niente. Ma di qua non si va da nessuna parte? Ah, aspetta. Dove sono? Hello? Right, so this next bit is gonna be tricky. Not now! Ant's right below me. Watch them out! Shut
Vabbè, ormai mi stanno cercando, però un bel problema. Hey, bad news, real bad. Picked up some radio chatter that this place is tracing the resistance Samson. Can't we warn them? There's no time. This whole place is an aircraft hangar. Ships primed and ready to shoot anything out of the sky at a moment's notice. Come un hangar, ma dove minchia siamo? I'm with you on that. What do we do? Checking. Cooling system, maybe? Oh, yeah. I'm a genius. Feel like sharing? Without the cooling system, this place will hit critical in no time. Dobbiamo eliminare il sistema di raffreddamento. Central ventilation system is signposted. You should find it easy. No. Già si fa più complicata la faccenda, eh? Io comunque una rimettina l'avrei gradita. Ok, da che parte? Qui. Dentro. E ora? No, di qua. Sbattiamo un po' la testa. Andiamo male qui. No, eh? Qua. No, giusto? Io sono appena salito da qui. Quindi sì. Sì, ok. Batti la testa. Ah, così diventi più intelligente. Chiaramente l'area in cui dobbiamo andare è piena rasa di gente. Giù. Dimmi che ci siamo. Merda. Belle le porticine per umani comunque. Ma come vado io avanti? Come faccio? Ah, una leva è sotto però. Aspetta, una leva è qui. Il robottone sta proprio lì. Io faccio, lo faccio YOLO style, eh. Non so come io abbia fatto, ma GG a me. Ce n'è un'altra da qualche parte. Dove? Dove devo andare, mo? Guarda quanti sono! Io non ne ho idea. Sarà palesemente dalla parte opposta, no? Oh, ragazzi, che cazzo devo fare? Che ne so io. Vedo una leva laggiù. Non è segnalata, però. Eccola. Giù. Dentro. Zitto. Muto. Va bene, va benissimo. C'è di buono di sta missione che è bello il fatto che siamo obbligati a fare stealth, quindi il gioco ce lo permette senza troppi patemi. Vai.
Tira le scappa. Tira le scappa. Vai. That's it. Fatto. Second one down. No, scappa. Scappa. Ti prego, dimmi che non devo rifarlo tutto. Ti prego. Avatar, non farmi questo. Ok, funziona, okay, funziona. You know, this would be a lot easier with my gear. I'm on it. Never doubt me. Now, follow signs to the ventilation room. I just hacked the door open. Light should be blinking. Ok. Grande. Dov'è che devo andare? Di qua. Grazie a Dio. Comunque, ogni volta che respawno c'è un bug che mi fa vedere il fucile. Mi illude, maledizione. Ventilation room, quindi di qua devo andare? Corri, corri! Maledetto bastardo. Che non ti muovi. Sapete qual è il problema? Che una volta che io riavrò i miei oggetti, li dovrò usare. Io forse stavo meglio senza usarli, perché, come dire, fightare qui dentro potrebbe essere problematico. Ragazzi, easy. Così si fa. Pushi, rushi. Il pushino. Ci sono, aprimi la porta. I got ya. One sec. Godo, goduria, godino. Dov'è la mia roba però? Billy, am I going the right way? I see you. I can shut down that ventilation fan. Perfect way to sneak out of here. You're gonna have to hack it directly. Good news is, I think I found your gear. That is good news. Devo hackerarlo? Looking now. Yep. You need to access the air shaft above you. And that crawl space will drop you right in the gear stash. You are welcome. I can't reach that! Wait a sec. I gotcha. Try now? Ah. I did it again. Pure. Oh yeah. Are you doing a victory dance right now? Damn right I am. Cioè, sto qua sta facendo, sta emoticando per la vittoria, fammi capire. È pazzo. Però devo tornare su. Sì, ma la mia roba? Ah, di qui. Questa è la mia roba, giusto? Got it. Nice. Godo. Now, get back to the ventilation room and let's hack that bad boy. No, no, fammi hackerare altro prima. Qua minimo trovo l'arma della vita. Lascia fare. Arco corto, io pensavo un fucile, essendo nella base dell'RDA, ma va bene. Inventario pieno, inventario pieno. Mangiamo qualcosa? Questi? Prendi? No, non si può. Faccio così, creo, prendo, vado. Accendi giù. E via con l'hacking.
Che è sto casino? Vabbè, facile. La sapporticina minuscola. Ah, io ho paura di dover combattere molto presto. Tanto una bella nuotatina nel piscio, nelle fogne. Già, ci siamo. Qua. What? When you gave me up to save yourself? Yeah, yeah, right, that. I'm sorry, it was really shitty. I just wanted to say that. Apology accepted. Boom. E qua temo che ci sia il fight da fare. Running scared. Like a rat in a maze. E questo? But this is the end. There's nowhere else for you to go. You're gonna break in here, Blue. Hope your trouble in the plains was worth it. Eccoli. Because you'll never see daylight again. Shoot to kill. Oh, crap. Tell me some good news, Billy. That gate has really tight security. It's gonna take me a while. Basically, try not to die until I get it open. Come prova a non morire? Ma che cazzo? Madonna. Il lanciafiamme, figa. Vai. Fai bombe. No, ragazzi, questa parte potenzialmente è una merda, ve lo dico. Ricaricati! Dai! Muoviti! E niente. Che lentezza. Tutto in faccia l'hai preso il fuoco. Porca bestia. Vai, ricaricati, muoviti. Chi? Dove? Perché? Quando? Come? Ma Ubisoft, ma ti levi dalle palle? Ma proprio adesso devi uscire la schermata. Cioè, con tutto l'amore e il rispetto, però... insomma, non proprio top. Posso uscire? Muoio, muoio. Non ce la faccio uscire, ragazzi. Non ce la faccio. Sono morto. Non ci credo. Cristo. Ti prego, non farmelo rifare tutto. Ti prego, ti scongiuro. È fatta. Salta, schiva, salta, schiva. Come Fortnite, dai, come Fortnite, vai. God. Mo? Ok, salta qui. Dai. Ok.
Che ansia, ragazzi, che ansia. Incontra Billy. Andiamo da Billy. Mercer and Harding just evacuated. But at least we'll take out the fleet before they get to the resistance. Yeah, that was close. Keep going as fast as you can. This place is about to go kaboom. Where will I meet you? I'm afraid it's last call for Billy, kid. But what are you talking about? I have to override the last stage of the cooling system manually. I won't make it in time. I'm coming back for you. Stall it until I get there. If we wait, everyone we know dies. Once I hit this command, you've got like 20 seconds to get the hell out of here. I know you're trying to be a hero. It's my turn, okay? Cioè, si vuole sacrificare Billy? Sì. Ma Billy, ma ti abbiamo appena conosciuto. Ma no, è un eroe usagetta praticamente. Billy, non si fa così. Billy! Billy! Beep, Billy, F. Billy è morto. They're looking for me. Certo che ti cercano, cosa credevi? Vai nella foresta. So many everywhere. Scappa, scappa. Non abbiamo neanche l'Ikran, perché chissà dove minchia ci hanno portato. Capito? Siamo lontanissimi, siamo. Sott'acqua. Questo sott'acqua. Farti notare. Forse è meglio stare sugli alberi, eh? Però strano, mamma mia. Ce la fai salire. Sali, 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 insisti. Insisti. Usa la forza dei navi. Bravo, vai. Ottima fuga. Basta, mo non ci beccano più, dai. Per forza. Think I'm clear. Okay. But where am I? Dove siamo? Siamo in un'altra parte di Pandora, un'altra mappa questa. Questi alberi sono dei mega abiti, peraltro. Where are you? Is everyone safe? Long story, but I lost Billy. Oh no. Poor Billy. È qui? I made it out thanks to him. He sacrificed himself. We need to keep the survivors safe for the ones we lost. Oh yeah. Speaking of lost, I'm worried about Talon. He hasn't turned up. Didn't he get on the Samson with you? No. I saw him run into the forest during the attack. Oh no. Do you think he's still out there? Or worse? There was a lot going on. He probably got spooked. We all did. I'll radio him. Talon, it's me. Che succede? Talon, are you there? Are you injured? Talon? Talk to me. Where are you? I can come and bring you back to the resistance. No, not there. Okay. Where do you want to go? It doesn't matter. Nothing matters now. Everyone's worried about you, Talon. I'm worried about you. You're gonna be angry. You'll hate me too. Sono stato io. Come? You can't blame yourself. But I am to blame. He said nobody
Who said? We talked on my radio. He told me we could be no, ci ha traditi. Like a family. Che pirla. So I told him when the party was happening. Wait, Mercer? You told Mercer things about us? He needed to know when to arrive, so he could keep the soldiers away. Let me come get you. No. I don't belong there anymore. I have nobody now. Jaylan? Ma è incredibile sta cosa. Ma poi cascarci e far arrivare il tipo che vi ha picchiati quando eravate piccoli e ha ucciso una di voi. Hey, you're alive. I can't believe it. Are you okay? Yes, I'm good. I'm on my way to you. How are you? Coping. Just about. But have you seen Taylan? Of course you haven't. I just spoke to him, actually. No, but he told me something. Taylan's been talking to Mercer this whole time. He told Mercer about the party. I guess Mercer saw it as the ideal time to strike. Ritnella? I'm here. And just all this death and pain. Why would Taylan do that? He thought Mercer was going to protect us. Mercer could always manipulate Taylan. Strange comfort in Mercer's regiment. His way of surviving the violence that tore us down. The adjustment to freedom. The resistance. It was hard for all of us. Diciamo che aveva un po' la sindrome di Stoccolma, Taylan. You are not to blame, Ritnella. I should have seen the signs. None of us saw it. But if I had just talked to him. And said what? Don't listen to Mercer? We all know how that would go. We have to find him. I think we should give him some space. He'll come back when he's ready. Maybe you're right. We can talk when you get here. Ok, abbiamo finito il giro di chiamate. Quindi, il nostro socio, compare Taylan, uno dei navi che è cresciuto con noi, ci ha traditi ingenuamente. E ora che ci siamo liberati, siamo in una zona diversa di Pandora. È un po' una foresta di abeti giganti. È un po' paludosa, davvero particolare, devo dire. Come sempre, ambientazioni bellissime. Ma ora è il momento di aprire la mappa. Dove siamo esattamente? Vediamo. Qui? Ah, nascondiglio è qui, ok. È solo a montagna. Esattamente dove siamo rispetto al resto? Questa è la base di inizio live. Ok. È quell'area che stavo esplorando prima nella mappa. Qui ci sono le montagne dell'Ikran. Ok, effettivamente dovevamo andarci. Non pensavo così, ma va bene. Quindi, incontra la resistenza al nascondiglio della resistenza. Si trova sul confine sudorientale della Valle dei Nemboliti. Si nasconde sui pendii del flagello del gigante. Impossibile non vedere la montagna, direi, quindi andiamo. Chiaramente non abbiamo l'Ikran. Non qui. Ah, e abbiamo anche dei punti abilità, è vero. Punti abilità che... Dove li possiamo spendere? Questa qui. Puoi scegliere di rialzarti immediatamente in caso di sconfitta. Finché l'effetto rimane attivo, i danni che subisci sono ridotti del 100%. Questa protezione si riduce del 10% ogni secondo per i 10 successivi. Questa abilità consuma il 50% della tua energia massima e non può essere attivata se hai a disposizione meno del 50%
della tua energia massima. Questo è interessante perché se sblocchiamo l'albero abbiamo una seconda vita praticamente. Però dobbiamo fare dei power up che, boh, non so se mi interessino. Caccia non l'abbiamo cagata di striscio. Però non emetti rumore quando ti muovi e quando corri. Io quasi quasi mi butto su questo. Mi sembra un'abilità abbastanza utile. Quindi dobbiamo trovare un modo di salire la montagna. Beh, direi che si passa di qui. Sicuramente. Ok. E adesso passiamo da qui. Sai, siamo ancora belli lontani, eh? Ah, quelli sono funghi giganti. Insega. E questi sono enormi tronchi di alberi ben più grossi di questi. Vabbè, forse è un albero di questa specie. Tu non sei ostile, vero? Tra l'altro, tronchi antichissimi, quasi pietrificati, si direbbe. Ok, c'è un po' di fauno ostile, meglio andarsene. Saliamo di qua e via. Di qua. E si va avanti. Diciamo che la prima parte del gioco ha una Pandora classica a cui siamo abituati. La seconda parte ci ha offerto qualcosa già di super diverso. Questa è ancora più diversa. Cioè, sembra ancora più aliena questa foresta. È figo che abbiano implementato tutti questi biomi, però. Chissà se si possono ritenere canon. Penso di sì. Comunque, io non so se il rifugio è qui, però c'è un sentiero che ci va. Non so se è il miglior posto possibile per nascondersi. È un po' antisgamo. Mi sa che è proprio lì dentro, eh. Eh sì. Una grotta. Eccoci. There you are. Priya told me of your escape. I am relieved to see your Na'vi instincts saved you. It's good to see you, Sutley. But I'm here thanks to Billy. He died to save me. Us. Stupid idiot wouldn't let me go back for him.
Billy's with his ancestors now. I guess so. Non credo. I suoi avi saranno sulla terra. Indeed. But I'm glad you are here with us. Unhurt, I hope. The clouded forest is treacherous. I found patches of an unnatural deadly fog, probably RDA. They poison all they touch, even out here. I hope we'll be safe here. At least for a while. I will not rest until the Sky People pay for what they have done. We have lost so many. I hope we lose no more. In truth, I am worried about Nor. He was agitated right before the blast, accusing Alma of things. Has he said something to you? No. I can see the darkness in his eyes, and I know that look. Resentment is eating away at everything Na'vi inside of him. It is not a good place. Can you talk to him? Truthfully, I am trying not to follow him there. If I stop to think, too many grim memories will overtake my mind. Comunque, il tipo che è morto, Billy, ma c'è mai stato prima nel gioco? O era la prima volta che lo vedevamo oggi? Ho questo dubbio, io non me lo ricordo Billy. E mi fa un po' sorridere, non dovrebbe però, mi fa un po' sorridere il fatto che parla alla festa con Billy. Chi cazzo è Billy? Sto qua, ma chi l'ha mai visto? E ce lo introducono per farlo morire la scena dopo da eroe. Se non fosse stato per Billy, non ce l'avrei mai fatta. Ho capito, ma che cazzo è Billy? Non lo so, un po' forzata. Fosse stato Solek a salvarci, no? Ho capito. O Priya. O Billy, vabbè. L'hanno proprio creato come foraggio per... come sacrificio. Vabbè, Billy rimarrà nei nostri cuori per il meme, sicuramente. Forse all'inizio sì, magari l'ho ignorato io, non lo so, però non so chi sia. It's so good to see you. Devo dire, un bel nascondiglio comunque. Vi siete attrezzati già bene. Allora, parliamo con te e vediamo. You made it. Yeah. How are things here? Truthfully, not great. Basic supplies are low. And I'm anxious about us being in Kametire territory. Kametire? Why? Are they dangerous? Well, Sotlek said they don't welcome strangers. And Alma once told me they're not to be trusted. Did she say why? No. I should have asked. But I didn't think about it until now. It could just be a rumor. Or maybe they just don't trust humans. Maybe. Did you think any more about Talan? I did. Let's give him some time. But I don't think we should tell Nor. It feels like he's already on the edge, and this could push him over. Ma secondo me deve saperlo invece. Won't lying to him make it worse? Just for now. Until we get the situation in hand. Okay. I'll check in on Nor. We need lookouts. Just in case the Kametire... Un bel bagnetto. Comunque. Hanno introdotto... un'altra tribù. C'è un'altra tribù qui. In questi territori. Interessante. Qua c'è una mega base. Chissà dove sono. Sui monti. O qui sotto. Una tribù di Na'vi di palude. A proposito dei personaggi creati, Jonathan Majors è stato dichiarato colpevole. La Disney ha rescisso il suo contratto. Era l'attore di Kang. Ah, colpevole di che? Che aveva fatto? Cioè, bel casino. Che dire? Va bene,
Quindi, prossima parte della storia saremo in quest'area e ragazzi, io mi fermerei qui. Ah, violenza domestica, pesa, pesa. Se è colpevole, ha fatto bene, ci sta. Cioè, nel senso, non puoi lavorarci nei film, anche se è un super cattivo. Non sarebbe stato il caso. Dicevo, continueremo la prossima volta e a questo punto penso che entreremo in contatto con una nuova tribù diversa, con altre usanze. Sono davvero molto curioso perché forse è la parte più interessante, le usanze dei Navi. Però per adesso è tutto, quindi ci vediamo domani sera con la prossima live. Grazie di aver seguito e buonanotte a tutti. A domani.